Gentili radioascoltatori, ben ritrovati. Come ricorderete sicuramente, giorni fa è transitato nel nord-est d'Italia un carico radioattivo attraverso un trasporto eccezionale su gomma, praticamente percorrendo tutta la 4 Serenissima in direzione Trieste. A tale proposito, ascoltiamo l'opinione di Giulietto Chiesa, europarlamentare, giornalista e presidente del Movimento Alternativa. L'operazione Uranio si è svolta di notte, come avviene per i furti con scasso. Sanno che è pericolosa per le popolazioni, ma non le hanno avvertite. Applicano, dicono, i protocolli di sicurezza, ma non hanno avvertito la gente che non sa cosa sono i protocolli di sicurezza. Partono le scorie radioattive, sono partite dal deposito di Saluggia, stavano lì da anni. Provincia di Vercelli, e arrivano, sono arrivate alla banchina Frigomar di Trieste. La nave Seabird, che avrà già caricato a Capodistria le scorie analoghe che vengono dall'Austria, prenderà anche quelle. Destinazione ignota, non sappiamo. C'è pericolo per le popolazioni, certo che c'è pericolo, ed è grande il pericolo. Anche Fukushima, anche Chernobyl erano sicure, fino a che non sono saltate per aria, fino a che non è arrivato il terremoto, lo tsunami, e allora sono diventate molto, molto insicure. E milioni di persone hanno pagato. E questo pericolo non è stato scongiurato. Le bare radioattive sono passate in mezzo alle case, dove dorme la gente, ignara. Dovremmo pensare con attenzione che queste sono il prodotto finale della nostra civiltà dei consumi. Niente di più, niente di meno. E non se ne andranno. Non se ne andranno mai più. Nei secoli dei secoli. Passeranno ancora davanti alle nostre case se non ci difenderemo. E peggio ancora, vanno a trasformarsi in armi. Vanno a produrre plutonio. E magari poi torneranno indietro. Sotto altra veste. Non abbiamo potuto fermarle e non abbiamo potuto impedire il loro passaggio vicino a noi, vicino ai nostri figli. Ma possiamo impedire che altre barre, altre scorie si creino. Questo lo possiamo fare. Possiamo farlo in parte, noi italiani l'abbiamo già fatto quando abbiamo votato no alla nuova stagione nucleare dell'Italia. Non l'abbiamo voluta, anche se incombe, ma possiamo farlo ancora e dobbiamo far estendere ed allargare la consapevolezza che questo uranio che circola tra di noi è il prodotto della nostra follia, della follia collettiva di chi ci governa, di chi ci guida. E quindi dobbiamo sapere che dobbiamo da questo difenderci attivamente, che altre scorie, altre barre non devono essere costruite, che dobbiamo pensare alla nostra energia del futuro in altri termini, non in quei termini, non nei termini dell'energia fossile di ogni tipo. E dobbiamo difenderci quindi da chi ha creato questo sistema, questo modello, questa forma di vita, che produce morte e che ci minaccia. Vi auguro buona fortuna, che non passino più da voi queste scorie, ma che nello stesso tempo non ce ne siano più per nessuno. Buonanotte. Riprendiamo da studio, ringraziamo Giulietto Chiesa, europarlamentare, giornalista, presidente del Movimento Alternativa. Grazie anche a voi che ci avete seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione.